Bentornati su One Credit Arcade. Questa volta giochiamo al mitico Pac-Land, gioco della Namco del 1984, che è stato anche portato in America dalla Midway, e c'è stato un piccolo cambiamento nelle due versioni, ne parleremo dopo. È un gioco veramente bellissimo del 1984, ovviamente basato sul Pac-Man, sul nostro amato Pac-Manino di Toru Iwatani, ma il gioco è completamente diverso perché infatti questo è uno dei primi platform, ancora prima di Super Mario Bros. Attenzione, ancora prima di Super Mario c'era questo Pac-Land che è un proto-platform, cioè un platform prima che venissero inventati i platform da appunto Super Mario Bros. Questo gioco è veramente bellissimo, ragazzi, adesso lo vedremo e non andate via perché alla fine del gameplay vi farò vedere anche la sigla del cartoon di Pac-Land, perché infatti Pac-Land, anche se era basato sul Pac-Man del 1980, era anche basato sul cartoon di Hanna-Barbera, la cui sigla vedremo alla fine dell'episodio, ragazzi. Quindi restate con me e andiamo a vedere il gioco, ragazzi. Ed eccoci qua al gioco Pac-Land, bellissimo. Io ci giocavo da piccolo in una sala giochi che, come ho già detto nella scorsa puntata, quando abbiamo parlato di Pole Position, era una sala giochi che stava al lago di Bracciano vicino a Castel Gandolfo, praticamente. E è la stessa sala giochi dove c'era quel gioco di macchine che ho detto con la proiezione delle luci, di cui parlo nell'episodio di Pole Position. Se non avete visto il video, andatelo a vedere. Inseriamo il nostro gettone e andiamo col tango, ragazzi. Allora, questa è la versione americana del gioco. Ce ne accorgeremo da un particolare che adesso vi farò vedere. Allora, i più attenti già l'avranno capito. Il particolare sono gli occhi di Pac-Man, che come vedete in questa versione sono occhi occidentali tondi, mentre invece nella versione giapponese sono degli occhi stile topolino o paperino, cioè degli occhi fatti col taglio in mezzo, no? Anche stile Cuphead, se c'è presente, insomma, stile cartoon anni 30, ragazzi. Occhi col taglio in mezzo, che abbiamo visto anche all'inizio nella scherma nel poster iniziale del gioco. Il Pac-Manino aveva gli occhi stile cartoon americano anni 30. Attenzione. Come vedete, questa è una sorta di platform alla fine, però dell'84, quindi molto prima di Super Mario Bros. Altra caratteristica è che uno di questi idranti, non mi ricordo quale, si può spostare facendo questa mossa qui. E se si fa quella mossa. Ah, aspettate, aspettate, devo fare il mega salto, 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 salto. Ho fatto il mega salto! Se salti al momento giusto ti dà il massimo bonus che è 7650, ragazzi. Ho saltato proprio al momento esatto, al pixel esatto. Attenzione. I fiori non so a che servono, non lo sa nessuno. Sarà un qualche bonus misterioso. Questo gioco è pieno di segreti, ragazzi. Dicevo, se si sposta un idrante, sotto ci possiamo trovare dei bonus molto particolari che ricordano Galaga. C'è il fiore di Galaga, che è un po' il simbolo della Namco. Ci si può trovare anche altra roba, tipo qua spostando uno dei tronchi qui, se avevamo già preso il bonus al primo livello, qui spostando uno dei tronchi in questo modo. No, 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 ci dava praticamente un warp e potevamo passare a un livello. Mi ha dato solo 1000 stavolta. Potevamo passare a un livello superiore. Ci faceva skippare di livello, insomma. Attenzione, qui c'è la montagna con i tronchi bastardi. Corri, corri. Vai, vai. Attenzione, qui stanno i tronchi che cadono, bastardissimi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Pac-Manino, vai, Pac-Manino. No, no, no. Qua c'è da saltare la piscina. È bastardo, sto pezzo, salta, 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 salta. Perfetto, c'è. No, no, no. Infami, infami. Sì, io mangio tutti. Bastardi, venite qua. No, niente, quello non riesco a mangiare. Questo però me lo mangio e me ne vado. E adesso, ragazzi, c'è la fatina, la mitica fatina di Pac-Man. Mi ha dato pure 1000 di bonus. La mitica fatina di Pac-Man, eccola qui, che ci regala le scarpette magiche stile Mago di Oz, ragazzi, stile Mago di Oz. Infatti questa scena è ispirata al film del Mago di Oz con Judy Garland. E infatti ecco il nostro Pac-Manino con le scarpe volanti. Possiamo volare con l'aiuto di queste scarpe alate, bellissime. E io volo, volo. Scappa, scappa. Non mi fregate.
No, 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 sono andato sotto i tronchi. Ci sbatte con la capoccia, per fortuna. Allora, qua c'è anche un bonus. C'è anche un trucco, si può andare sui tetti. Ragazzi, questi trucchetti qui, poi alcuni, tipo quello del warp e questo qui di saltare sopra i tetti, sono stati poi ripresi da Super Mario Bros. Quindi Shigeru Miyamoto un pochino si è ispirato a questo gioco, diciamocelo, diciamocelo. Super Mario Bros. Dell'85 c'ha qualche piccolo punto in comune con Pac. E vediamo il Pac cane e il Pac gatto. Ed ecco Miss Pac-Man e Baby Pac-Man che ci salutano. A proposito di Baby Pac-Man, più avanti vedremo anche un flipper che si chiama Baby Pac-Man, ragazzi, che è un metà videogioco, metà flipper. Lo vedremo nella rubrica dei flipper, che non so se l'ho già presentata. Se non l'ho già presentata, vi sto svelando, vi sto facendo un grosso spoiler, perché aia, a breve presenterò la rubrica dei flipper. Se non l'ho già presentata, mi sa che l'ho già presentata, però a questo punto non lo so, perché ragazzi la scaletta ancora la devo decidere, quindi non so. Comunque parlerò... No, porca, sto per tutte le vite qua. Porca miseria, è difficile questo quadro, eh. Aspettiamo che arrivano un po' di stronzi. Io questo nuovo magno. Allora, trucco, è possibile mangiare anche i mini fantasmini che vengono lanciati. E quello ti dà un bonus ulteriore, però non è facile fare, ragazzi. È difficile. Ecco la fatina da sotto il cappello che ci ridà tutte le palline. Questo gioco fu anche convertito per Amiga 500 e Commodore 64. All'epoca ci accontentavamo di quelle conversioni, ma possiamo dirlo tranquillamente, oggi quelle conversioni erano assolutamente orrende, secondo me. Però ci accontentavamo, ragazzi, che dovevamo fare? Quello ci avevamo e quello si giocava, come dice il buon Alex di Data Giochi 1980. No, non ce la faccio, non ce la faccio, sono cascato sotto. Invece la conversione per la console giapponese PC Engine della NEC era veramente bellissima. No, sono troppo lento. No, niente, morto, morto, ragazzi, morto. Va bene, game over, ragazzi. Allora, questo era il mitico Pac-Land, gioco veramente stupendo, ragazzi. Gioco bellissimo del 1984. E adesso andiamo a vedere la sigla del cartoon, la sigla italiana del cartoon, sulla quale ho anche da dirvi una cosa prima che parte la sigla, che questa sigla è stata registrata in due versioni. La versione che sentiremo adesso è quella del disco, che però è diversa da quella che veniva trasmessa in TV, come me la ricordo io, perché infatti la sigla venne ricantata due volte dal cantante, che è un cantante misterioso che si chiama Paki, nessuno sa la sua vera identità. Penso sia lo stesso che fece la canzone di Gianni, del cartoon di Gianni e Pinotto, sempre di Anna e Barbera. E in pratica questa canzone è stata cantata due volte, perché la prima volta lui fece la pronuncia all'americana, dice Pac-Man, che però è sbagliato nella canzone. Perché? Perché lui avrebbe dovuto dire Pac-Man, visto che c'è un punto della sigla in cui dovrebbe fare rima con Pac-Man, dove dice pillole energetiche, mamma che bontà, i fantasmi scappano quando c'è Pac-Man. E in questo modo faceva una rima. Invece lui nel disco dice Pac-Man. I fantasmi scappano quando c'è Pac-Man. E non fa più rima. Quindi hai sbagliato, caro Paki. Hai sbagliato. Infatti la sigla l'hanno ricantata due volte. Una è la versione del disco e una è la versione televisiva, che è quella che mi ricordo io, che guardavo da piccolo. E adesso però andremo a sentire la versione del disco con la pronuncia sbagliata, che in realtà è corretta, perché gli americani dicono Pac-Man. Però avrebbe dovuto dire Pac-Man. Andiamo a vederla. Ma che mondo splendido, questo è il mondo di Pac-Man. Quanta bella gente c'è, questo è il mondo.